Ti piacerebbe fare qualche cambiamento positivo nella tua vita, ma non sai perché non lo stai ottenendo. O forse stai cercando di andare avanti dopo un progetto che non è andato come previsto. O magari ti piacerebbe prendere una nuova direzione nel tuo lavoro. Se è così, se senti di voler andare avanti, ma non sai cosa ti trattiene, diamo un'occhiata a 5 abitudini dannose che potresti trascurare e che magari sono responsabili del tuo blocco. Quindi, se per te va bene, iniziamo. Numero 1. Hai dubbi su te stesso. E qui vorrei condividere con te una citazione che fa così: quando dubiti del tuo potere, dai potere ai tuoi dubbi. Se c'è qualcosa che le persone che ottengono quello che vogliono hanno in comune, non è tanto la loro grande capacità di fare qualcosa o la loro intelligenza, ma il fatto che credono profondamente in se stessi, in quello che fanno e sanno che possono raggiungere i loro obiettivi al di là delle difficoltà e dei contrattempi che incontrano. Sanno che se vogliono possono farlo. Ecco perché devi avere fiducia in te stesso e non lasciare che i tuoi dubbi su di te ti impediscano di voltare pagina, iniziare qualcosa di nuovo o andare avanti con quello che stai facendo. Ti suggerisco di portare alla mente tutti i successi che hai ottenuto nella tua vita, anche se sono piccoli, e di pensare alle difficoltà che hai superato per arrivare dove sei ora. Ti renderai conto che hai tutto il potere di cui hai bisogno per cambiare qualsiasi cosa tu voglia cambiare nella tua vita. Numero 2. Aspetti il momento giusto. Aspetti il momento giusto, ma qual è esattamente il momento giusto? Quando fai questo, in fondo stai aspettando il momento perfetto, ma sicuramente sai già che la perfezione non esiste. Conosci qualcuno che sia perfetto? Conosci qualcosa che sia perfetta? Se continui ad aspettare il momento perfetto, perderai solo il tuo tempo e tante, ma tante opportunità. Per ottenere qualcosa, mio caro amico, mia cara amica, è necessario agire e l'azione avviene nel momento presente. Quante volte hai dovuto aspettare il momento giusto e poi rimandarlo e rimandarlo fino a quando l'occasione è andata via? Le opportunità non ti aspettano e non aspettano che tu trovi il momento giusto. Quindi non dovresti aspettarle, dovresti approfittarne. Le persone che raggiungono ciò che si propongono di fare lo fanno perché sono capaci di agire anche quando nessun altro lo farebbe. Non perché hanno maggiore capacità, ma perché hanno il coraggio di rischiare anche quando le condizioni sono sfavorevoli. Sii tu una di quelle persone. Un'altra abitudine dannosa che impedisce a molte persone di andare avanti è la paura del fallimento, la paura di sbagliare. È comprensibile provare paura, la paura cerca solo di proteggerci da possibili minacce. Il problema sorge quando la paura ti controlla, ti paralizza. E quando lo permetti, non prendi abbastanza rischi. La paura del fallimento è una delle cause principali che impediscono alle persone di voltare pagina, di agire o di cambiare ciò che devono cambiare. Infatti, c'è una citazione che dice: l'esperienza insegna lentamente e a costo di errori. Ed è normale fare errori, ancora di più quando si cerca di fare qualcosa di significativo. E alla fine quelle persone che non fanno, non commettono errori, stanno commettendo l'errore peggiore di tutti, cioè non provare mai nulla di nuovo. E in caso contrario, dimmi qualcuno che conosci che abbia ottenuto ottimi risultati senza fallire nemmeno una volta, senza inciampare nemmeno una volta, senza cadere nemmeno una volta. Non c'è nessuno così, vero? Quello che esiste sono persone che hanno commesso degli errori, hanno imparato una lezione, si sono rialzate e hanno continuato per la loro strada. Ed è vitale uscire dalla zona di comfort, sperimentare cose nuove, correre dei rischi di tanto in tanto e andare avanti, altrimenti la vita diventa monotona. Quindi quello che puoi fare ora, mio caro amico, mia cara amica, è iniziare a prendere
piccoli rischi calcolati, come prendere l'iniziativa su idee che consideri valide. Puoi provare qualcosa di nuovo nel tuo lavoro e puoi anche provarlo nella tua vita personale, nella tua vita amorosa o anche tra i tuoi amici e proporre qualcosa di nuovo, ad esempio. Prendi un rischio ogni tanto o almeno sperimenta qualcosa di nuovo. Questa abitudine ti aiuterà nel tempo a fare passi molto più grandi, ad ampliare la tua mente e sviluppare nuove abilità. L'abitudine dannosa e nociva per la tua vita numero 4 è essere dipendente dall'opinione degli altri. Se ti preoccupi o ti concentri troppo su quello che possono pensare su di te, oltre a perdere tempo ed energia, ti sarà molto difficile voltare pagina o addirittura migliorare la tua vita, migliorare le tue relazioni o il tuo business. E infatti, parlando di business, per business intendo lavoro, aziende, attività. Ricordo che una volta ho parlato tanti anni fa con qualcuno e questa persona stava affrontando una difficoltà economica. Mi ha detto che gli era stato suggerito di pubblicizzare la sua attività e quella persona ha deciso di non farlo. E io sono rimasta sorpresa e gli ho chiesto perché, se la pubblicità potrebbe aiutare ad aumentare i suoi guadagni. E questa persona mi ha risposto che non voleva farlo perché gli altri avrebbero potuto pensare che alla sua attività non gli stava andando molto bene. Sì, come hai sentito, nemmeno io potevo crederci, ma succede, succede che ci sono persone che hanno l'opportunità di andare avanti, ma non lo fanno per paura di quello che diranno le altre persone. Questa persona mi ha detto letteralmente, se vedono che sto facendo pubblicità, penseranno che la mia attività non sta andando molto bene. Cioè, hai scelto di lasciare gli affari fermi che fare qualcosa per portare avanti la sua attività per paura di quello che avrebbero potuto dire le persone. Non lasciare che questo ti accada, non lasciare che la paura di ciò che possono dire su di te gli altri ti trattenga. Inoltre, la maggior parte delle persone sono troppo impegnate a vivere la propria vita per vedere cosa fai tu con la tua o io con la mia. E di quelle che hanno tempo per vedere cosa stai facendo con la tua vita, ci sono due tipi di persone. Coloro che ti augurano il meglio saranno felici di vederti bene e rappresentano la maggior parte delle persone, per fortuna. E poi sì, è vero, ci sono alcune persone risentite, rancorose o malfidenti. Ma ti chiedo, tu fermeresti davvero il tuo cambiamento, la tua crescita a causa di quello che potrebbero dire o pensare una o due persone risentite? No, vero? Non ne vale la pena. Poche cose possono trattenerti nella vita come la paura del giudizio e di commettere errori. Ed è comprensibile, lo so, siamo creature sociali e la tendenza a voler essere accettati è alta. Ecco perché molte persone si preoccupano di quello che diranno gli altri, perché sono preoccupate dall'accettazione. Ora, tradire se stessi per compiacere gli altri crea molto dolore e rimpianto a lungo termine, perché l'autenticità verso se stessi è ancora più importante. E tutto questo è legato all'abitudine dannosa numero 5, ed è la cattiva abitudine di voler controllare tutto. Prima accetti il fatto che non puoi controllare se piaci agli altri o no, meglio. Non puoi controllare quello che penseranno su di te o che diranno su di te e va bene così, fa niente. Puoi sempre dare il meglio di te stesso agli altri e darti il meglio a te stesso, a te stessa. Non puoi controllare ciò che accadrà, ma puoi dedicare il tuo tempo alla tua crescita personale e professionale e farti trovare preparato. E comunque, se cerchi di compiacere gli altri a tutti i costi, di soddisfare tutti a tutti i costi, l'unica cosa che riuscirai è a generare rifiuto, perché non sarai una persona autentica. Basta dare e darsi il meglio di sé in ogni momento. Ti mando un abbraccio dal profondo del mio cuore e a presto!